Create un'agenzia ad hoc da affidare a Marco Carrai? Intendete procedere con questo criterio nei rapporti amicali anche sulle altre nomine? La legge di stabilità per il 2016 ha previsto lo stanziamento di un fondo di ulteriori 150 milioni di euro su proposta del governo che il Parlamento ha approvato, proprio per rafforzare quella che è la prevenzione nel campo della sicurezza informatica e della cibernetica, anche alla luce purtroppo degli eventi tragici che tutti ricordiamo, e quindi una prevenzione collegata ai fenomeni di terrorismo internazionale. La legge di stabilità del 2016 prevede quindi risorse aggiuntive, ma non prevede alcuna modifica del quadro normativo di riferimento che disciplina la gestione di queste risorse e tantomeno il quadro normativo di riferimento per i servizi di sicurezza o legati eventualmente anche alla prevenzione informatica. Tanto è vero che la ripartizione di queste risorse avverrà su decreto del Presidente del Consiglio, ma breve deliberazione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, sentiti comunque responsabili IS, AISE ed AISI, e ovviamente sarà comunque reso edotto il COPASIR sulle scelte che verranno effettuate. Rassicuro quindi l'onorevole interrogante sul fatto che non è prevista alcuna forma di partecipazione di strutture private da questo punto di vista. Anzi, ribadiamo che l'unica autorità politica che è preposta alla gestione dei servizi di sicurezza è stato, è e sarà il senatore Marco Minniti, che è legato al Presidente del Consiglio e a tutto il Governo per rapporto di piena stima e fiducia. Ovviamente il Governo, così come le altre istituzioni, ha facoltà di avvalersi di consulenze di carattere tecnico, scegliendo tra vari profili, laddove il Governo decidesse, se decidesse di avvalersi di altre figure di consulenza tecnica, gli onorevoli interroganti hanno tutti gli strumenti consentiti dalla legge e dai regolamenti per chiedere ulteriori informazioni e il Governo provvederà a rispondere celermente. Lei non ha risposto. Vogliamo capire se l'unica religione civile che questo Governo prova a praticare sia quella dell'occupazione sistematica di tutte le cariche della Repubblica. E se immagina che anche rispetto a nomine future molto impegnative ci sia un metodo, soprattutto quello relazionale, rispetto a criteri di merito, di responsabilità e anche di opportunità, perché rischia di delinearsi un conflitto di interessi molto serio. Ma è noto a tutti, signor Presidente, signora Ministra, che questo governo rispetto al tema del conflitto di interessi è molto poco sensibile.